Buonasera a tutti e benvenuti ad una puntata speciale del Medio Oriente dintorni Show. Perché dico speciale? Perché a differenza delle altre volte in cui vi narro delle pagine di storia con la S maiuscola, questa volta invece vi narro delle pagine di storie tratte da un mio testo che sto scrivendo. Dovete sapere che a partire dall'estate del 2021 ho iniziato a scrivere appunto un testo mio dove c'è una trama principale e poi ogni sera il protagonista racconta da 3 a 5 racconti diversi. In questo caso ne racconta appunto 5. E niente, ho deciso di portarvi questi e non la trama principale perché spero un giorno, prima o poi, verrà pubblicato, vedremo, speriamo, però questi li ritengo molto interessanti e secondo me possono anche interessarvi. Spero appunto che vi piacciono. I precedenti racconti che vi ho portato questa settimana sono uno che si chiama La giovane tatuata, l'altro che si chiama invece Le ceneri del Sufi e questo appunto è Anteo, che fra l'altro è un personaggio. Non dico davvero esistito, però ecco, all'interno della mitologia greca c'è, lo potete anche trovare e ad esempio a Milano esiste anche un cinema che si chiama Anteo, penso in riferimento a quello, ma non ne sono sicuro. Detto ciò, spero veramente che vi piaccia, se volete anche suggerire qualcosa, suggerite pure, è un piacere. E vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale Telegram per essere sempre aggiornati, ma ancora di più che questo video in realtà è un video che avrà poi poche immagini. Ci sarà la mia voce che appunto narra tutto e poi dovrebbe comparire sotto il testo appunto tratto proprio dal racconto, l'esatto testo che trovate anche sul sito. Se voi preferite ad esempio seguirlo in questa maniera, seguite qua, potete se no andare sul sito dove trovate tutto il testo fermo, chiaro e tutto quanto, oppure c'è anche il podcast che ha la stessa identica voce che trovate qui nel video, quindi in quel caso vi consiglio di non guardare il video e basta. Detto ciò, non voglio prendervi altro tempo, spero appunto che vi piaccia e noi ci vediamo settimana prossima quando tornerà la programmazione vera. Onestamente non mi ricordo se è il momento di Ibn Battuta a Samarcanda e Bukhara o se è il momento di parlare un po' di cristiani, però uno dei due sicuramente ci sarà. Detto ciò, spero veramente che vi piaccia e grazie mille per tutto, per guardare il video e tutto quanto. Comunque, non è scontato. Vi saluto davvero. Alla prossima. Secoli or sono, regnava sulle terre di Libu un sovrano gigantesco e possente, figlio della terra e del mare. Tronfio per le qualità ereditate dai suoi genitori, sfidava a mortale duello ogni viandante che gli si ponesse davanti, costruendo interi palazzi con i loro resti. La sua invincibilità era data dall'amore della madre, che ne illuminava ogni passo, purché quest'ultimo rimanesse ancorato a terra. Un giorno giunse qui un uomo dalla pelle chiara e dall'aspetto selvaggio, che aveva appena ingannato un antico re astrologo e si avviava a compiere il suo destino con le tre mele dell'Eden, quando sui suoi passi incontrò il sovrano, che puntualmente lo sfidò a duello. Il viandante, compreso che la forza dell'avversario stava nell'abbraccio della madre, lo sollevò da terra in un abbraccio mortale, soffocandolo grazie alla sua immensa forza. Prima che quest'ultimo tirasse l'ultimo respiro, lo straniero gli disse: «In verità sono un angelo inviato dal tuo Signore per porre fine alle tue atrocità e dare un chiaro segno alla tua stirpe. Poiché tu ti rifiutassi di volare tronfio per gli abbracci, così perisci adesso per il mio abbraccio volante. Guai a chi rifiuta di evolversi borioso per i doni ricevuti dal suo Signore. Se tua madre è la terra, tu impara a volare e diventa sabbia, così da portare lontano il suo amore e da avvicinarti al tuo Signore. Colui che trae la propria forza dall'essere incatenato alla terra, in realtà è un prigioniero di questo mondo e nell'altro, mentre colui che riesce a staccarsi da ogni vincolo e librarsi nell'aria è degno abitante dei cieli». Una volta detto questo, il viandante riprese il proprio cammino verso una nuova avventura, lasciando il corpo nelle braccia della madre terra, che nel frattempo aveva aperto le mani per dare al figlio l'ultimo ed eterno abbraccio, portandolo vicino al proprio cuore di fuoco. Qui finisce il mio terzo racconto, spero che abbiate apprezzato, spero di aver letto tutto sommato bene e niente, vi ricordo soltanto di iscrivervi al canale Telegram e noi ci vediamo alla prossima con degli episodi classici, quindi dove avrete proprio delle informazioni, ma non voglio anticiparvi niente e appunto ci vediamo direttamente alla prossima.